Ma quindi vuoi dire che adesso anche il Velociraptor è tornato in libertà? Sì, il Velociraptor è libero ed è proprio per questo che sono venuto a cercarvi. Lui ha un piano diabolico e vuole vendicarsi di voi due. Il Velociraptor si vuole vendicare di noi due. Oh cavolo, Arex, hai sentito? Oh mamma, che guaio! Io voglio aiutarvi, dinosauri. Il piano che ha in mente il Velociraptor è qualcosa di terrificante. Perciò ci serve aiuto. Dobbiamo andare a cercare l'Indominus Rex. L'Indominus Rex? Ma perché mai? Perché dovremmo andare a disturbare l'Indominus Rex? Vi prego, dinosauri, dovete fidarvi di me. Forse sarà meglio fidarci, Vastatore. Sì, lo penso anch'io, Arex. Se ciò che dice è vero, abbiamo bisogno d'aiuto. Quel Velociraptor è piccolo e debole, ma ha una mente davvero diabolica. Chissà cosa sta escogitando. Vero! Senti, ma Vastatore! Che c'è? Ma secondo te adesso dovremmo arrestarlo? Il coccodrillo, dici? Non lo so. Dopotutto è venuto ad avvertirci. Ci vuole salvare la vita. È vero, non merita di essere arrestato. Ragazzi, vi prego, non c'è tempo da perdere. Dobbiamo andare a cercare l'Indominus Rex, subito. Ma non capisco. In che modo potrebbe aiutarci il signor Indominus? Solo lui è in grado di contrastare il terribile piano che ha in mente il Velociraptor. Mamma mia, deve essere davvero qualcosa di terrificante. Comunque io non credo sia il caso di andare dal signor Indominus. E perché? Sai com'è fatto lui, non vorrei disturbarlo. Poi magari si arrabbia e se la prende con noi. Ragazzi, è questione di vita o di morte, lo capite? Secondo me dovremmo ascoltare il coccodrillo. Secondo me no, è meglio risolvere la faccenda da soli. Ragazzi, vi correggo, io non sono un coccodrillo. Non capisco perché continuate a dirlo. Io sono un dimetrodonte. No, tu sei un coccodrillo. No, sono un dimetrodonte. È solo che non ho la vela. Ah, ti prego, smettila con questa storia. Tu sei un coccodrillo. Un normalissimo coccodrillo. Non vieni dalla preistoria. Bene, non mi sembra il caso di perderci in chiacchiere. Andiamo a cercare l'Indominus Rex, subito. Ti ho detto che non serve. Chiederemo aiuto ai nostri amici dinosauri. Vero, anche questa mi sembra una buona idea. Bene, iniziamo da Velocimarco. Eccolo lì! Bene, chiediamo aiuto a lui. Ok, voi andate pure, ragazzi. Io resto qui e vi aspetto. Ok, è evidente che hai paura dei Velociraptor. Sì, mi hai scoperto. Va bene. Velocimarco, abbiamo bisogno del tuo aiuto. Ah, quindi adesso volete il mio aiuto, eh? Sì, c'è un dinosauro che vuole tenderci una trappola. E a quanto pare ha in mente davvero qualcosa di diabolico. Non possiamo farcela da soli. Perciò abbiamo bisogno del tuo aiuto. Ma nemmeno per sogno. Soprattutto dopo quello che mi avete fatto. Ma di che stai parlando? Siete andati in giro a dire che sono soltanto uno stupido Velociraptor, che non so combattere e che non sono bravo a fare niente. Cosa? Ma questo non l'abbiamo mai detto. Sei sicuro, Vastatore? Non è che ti sei fatto scappare qualcosa? Tanto lo sappiamo tutti che quando sei arrabbiato non riesci a controllarti. No, beh, credo che me lo ricorderei. Per non parlare di te, Arex, hai cercato di divorarmi nel sonno. Cosa? Sì, credevo fossi vegetariano. E invece sei uguale a tutti gli altri tirannosauri. Hai finto per tutto questo tempo. Sei solo un bugiardo. Dovresti vergognarti. Ma certo che no! Non ho mai provato a mangiarti! Io non sono carnivoro! Arex, devi dirmi qualcosa? Ma assolutamente no, Vastatore! Io non ho provato a mangiare nessuno! Sparite! Non vi voglio più vedere! Ma che cavolo! Beh, com'è andata? Ma è andata malissimo! Infatti! Non ha voluto ascoltarci! E ha iniziato a incolparci di cose che non abbiamo mai fatto! Vero! Cioè, posso capire se qualche volta Vastatore si è fatto sfuggire qualche brutta parola, ma ha detto addirittura che io ho provato a mangiarlo nel sonno! Quindi non ha voluto aiutarvi. Beh, a questo punto non ci rimane che andare dal signor Indominus. No, assolutamente no. Adesso proveremo a chiedere ad Apato Mauro. Sì, infatti. Apato Mauro, parlate di quell'apatosauro? Sì, esatto, lui. No, ragazzi, un apatosauro non avrebbe nessuna possibilità contro il piano diabolico del Velociraptor. Si vede che non conosci il nostro Apato Mauro. Lui è un abile lottatore. È stato addestrato dal signor Indominus in persona. Infatti, di lui ci possiamo fidare. Ah, fate come volete. Andiamo da questo apatosauro. Eccolo lì. Ragazzi, anche questa volta vi aspetto qui.
Perché? Hai paura anche degli apatosauri? Sì, in realtà sì. Ma che cavolo? Boh, vabbè. Va bene, dai, chiediamo a lui. Apato Mauro, abbiamo bisogno del tuo aiuto. Arex Vastatore, mi dispiace, ma non ho voglia di parlare con voi. Ecco, e invece a te che abbiamo fatto? E così siete andati in giro a dire che sono un pessimo amico e che è vergognoso che due carnivori frequentino un erbivoro. Cosa? Ma noi non abbiamo mai detto una cosa simile. È vero, non siamo stati noi a dire queste cose. Ah no? Eppure le voci girano. Ma io non avrei mai detto quelle cose su di te, Apato Mauro. Mi dispiace, ma non mi fido più di voi. E non siete più amici miei. Perciò smammate, non vi voglio vedere. Ma che cavolo sta succedendo oggi? Sono tutti arrabbiati con noi. Non è andata bene nemmeno questa volta? No, non capisco perché. Tutti quanti hanno iniziato ad incolparci di cose che non abbiamo mai fatto. Si vede che non erano dei veri amici. Ma chissà perché fanno così. Vi siete decisi ad andare dal signor Indominus? No. Adesso chiederemo a Nonna Sauro. Tanto dovrebbe essere già tornata dal viaggio, no? Sì, però, insomma, non è troppo vecchia per farla combattere? Non saprei. Nonna Sauro è comunque piena di risorse. Boh, vabbè, proviamo. Bene, eccola lì. Dai, andiamo! Io vi aspetto qui, ragazzi. Nonna Sauro, abbiamo bisogno del tuo aiuto. Voi non avrete mai il mio aiuto. Ma sei arrabbiata con noi anche tu? Sì! Siete andati in giro a dire che sono soltanto una brutta vecchiaccia. E questo mi ha molto ferito. Vi credevo amici miei. E invece avete tradito la mia fiducia. Ma... Nonna Sauro, noi non abbiamo mai detto una cosa simile. È vero, noi non abbiamo mai parlato male di te. Beh, avete fatto la stessa cosa anche con Velocimarco e Apato Mauro. È evidente che non ci volete bene. Ma certo che vi vogliamo bene. Ti giuro che non siamo stati noi a dire quelle cose. Mi dispiace, dinosauri, ma io non voglio più essere vostra amica. Addio. Ma perché? Va bene, sapete che c'è di nuovo? Non mi interessa. Ma no, Vastatore, a me dispiace. È andata male anche questa volta, eh? Infatti, nessuno ci vuole aiutare. Sono tutti arrabbiati con noi e non capisco perché. Vero? Sembra che qualcuno stia andando in giro a dire bugie sul nostro conto. Vero, è proprio così. Ma no, non vi preoccupate, dinosauri. Il fatto è che non vi meritavano. Non sono dei buoni amici. Perciò lasciateli perdere. Ormai non abbiamo altra scelta. Non ci resta che andare dal signor Indominus. Bene, eccolo lì. Arex, Vastatore, che ci fate qui? Signor Indominus, ecco, ci dispiace tanto disturbarla, ma abbiamo bisogno del suo aiuto. Che succede? Spero non sia niente di grave. Beh, c'è un dinosauro che vuole tenderci una trappola orribile. È assetato di vendetta e vuole annientarci. E che tipo di dinosauro è? È un velociraptor. Beh, ma due tirannosauri possono benissimo mettere al tappeto un velociraptor. Sì, lo sappiamo, ma questo... Questo Velociraptor ha un piano diabolico e avrà in mente sicuramente qualcosa di orribile. Ok, vi aiuterò. Fatemi bere un secondo e poi partiamo subito. Sì, faccia pure. Hai sentito, Arex? Meno male che c'è il signor Indominus. Sì, che fortuna. Ha detto che ci aiuterà. Sì. A quel Velociraptor daremo tantissimo filo da torcere. Bene. Aia! Cosa c'è, signor Indominus? Ma cosa? Che succede? Il piede! Il piede? Ma cosa? Oh mamma! Ma cosa? Maledetti! Siete stati voi! Cosa? Ma certo che no! È vero, signor Indominus! Noi non ci siamo mossi da qui! E allora chi è stato? Qui ci siete solo voi due! Solo noi due? Ma... Ma il coccodrillo? Oh no! Il coccodrillo è sparito! Qui non c'è nessun coccodrillo! Ci siete soltanto voi due e io! Ora ditemi chi è stato! Sei stato tu, Vastatore? Oppure è stato Arex? Ma non è stato nessuno di noi due! È vero, signor Indominus, lo giuro! Maledetti! Sparite!
Sparite! Non vi voglio vedere! Ma come? Ma noi non abbiamo mai fatto... Andate via, vi ho detto! Non avrete il mio aiuto mai più! Cavolo! Cavolo! Quanto sei arrabbiato! Mamma mia! E adesso che facciamo, Vastatore? Ah, non lo so! Se tu te ne fossi stato buono, a quest'ora non ci troveremmo in questa situazione! Cosa? Ma... e che c'entro io? Beh, se non sei stato tu a ferire l'Indominus Rex, allora chi è stato? Ma che cavolo dici, Vastatore? Ma pensi davvero che sia stato io? Certo che sei stato tu! Io di certo non sono stato! Guarda che sei tu quello carnivoro dei due! Quindi se proprio vogliamo dare la colpa a qualcuno, allora diamola a te! Cosa? Ma se in quel momento stavo parlando con te, come posso aver ferito l'Indominus? Beh, anch'io stavo parlando con te! E allora l'hai ferito prima! Ma prima quando? Vastatore, ma che dici? Ma sei uscito totalmente fuori di testa! Non me l'aspettavo da te, Arex! Ma la vuoi smettere? Sei stato tu a ferirlo! E hai anche il coraggio di dare la colpa a me! Fai sempre così! Non riesci mai a prenderti la responsabilità delle tue azioni! Ma come ti permetti? Sei tu che non fai altro che combinare guai! Non sono stato io, sei stato tu! No, sei stato tu! Ed è colpa tua se i nostri amici non ci vogliono più parlare! Ma non è vero! È colpa tua! Certo! È colpa mia che ho un fratello stolto come te! Ma... ora addio, Arex! Non mi vedrai mai più! Stammi bene! No, no! Vastatore! Vastatore, non andare via! Oh no! Vastatore! Ma perché? Io non volevo separarmi da te! Oh, mannaggia! Sono rimasto solo! Ancora una volta! Vastatore, non mi vuole più parlare! Devo chiedere aiuto a qualcuno! A qualcuno che possa parlare con Vastatore e convincerlo a fare pace con me! Ma a chi posso chiedere? Tutti i nostri amici sono arrabbiati con noi! Uffa, mi sento così perso! Potrei chiedere a Fimone! Magari lui non è arrabbiato! Dai, dai, la speranza è l'ultima a morire! Oh, eccolo lì! Fimone! Fimone! Fimone, tu non sei arrabbiato con me, vero? Che sono arrabbiato! Sono arrabbiatissimo con te! Oh, mannaggia, ma perché siete tutti arrabbiati con noi? Ma che vi abbiamo fatto? Beh, siamo arrabbiati con voi perché... perché... Perché? Dimmelo! Perché... mi sono ricordato! Allora, sono arrabbiato con voi perché avete detto delle cose brutte sul mio conto! Ma noi non abbiamo detto niente di brutto sul tuo conto! Sì, invece! E che cosa abbiamo detto? Sentiamo! Beh, avete detto che... avete detto che... non me lo ricordo. Oh, uffa! Non lo saprò mai perché siete arrabbiati con noi. Eh? Chi è arrabbiato con voi? Tutti! Tutti i nostri amici! E anche tu! Sono arrabbiato con voi! Sì! Ma che te lo sei dimenticato? Sì, perché io soffro di perdita di memoria... Sì! Lo so che soffri di perdita di memoria a breve termine! Quindi, insomma, ti sei dimenticato di essere arrabbiato con me, eh? Sì, io non sono arrabbiato con te! Oh, meno male! Allora mi devi aiutare! Vastatore non vuole più parlarmi! E ho bisogno di qualcuno che vada a parlargli e che lo convinca... a fare pace con me. Ah, sì. Va bene. Ti parlo volentieri. Sì! Oh. Che succede? Ciao, Arex! Da quanto tempo? Oh no, Spax! Dovevi prendere il sopravvento proprio ora! Perché? Per caso stavi facendo un discorso intelligente con Fimone? Ma fammi il piacere! Va bene, vorrà dire che mi aiuterai tu. A fare cosa? A fare pace con Vastatore. Ma assolutamente no! Specie dopo quello che siete andati a dire sul mio conto. Non siete stati molto carini. Oh no, allora sei arrabbiato pure tu? Moltissimo! Anzi, ti conviene scappare prima che io ti salti addosso sbranandoti in un batter d'occhio. Ah, ok, vado via. Ecco, bravo, corri. Oh cavolo, questa non ci voleva. Ma chi altro potrei chiedere? Uffa, potrei chiedere a Carla. Ah, ma quella non è qui, è sempre in viaggio. E poi figurati se mi aiuterebbe a fare pace con Vastatore. Oh, che guaio. Non so più che fare. Io ho paura di stare solo. E non voglio essere solo per sempre. Oh, Vastatore, mi manchi così tanto. Vastatore. Un momento, sento avvicinarsi qualcuno.
È un odore familiare. Magari è Vastatore. No, non è Vastatore. Non può essere lui. È un odore diverso. È un odore... È un... Un velociraptor! Ah! Il raptor! Ah! Coccodrillo! Ma dove eri finito? Sei sparito tutto d'un tratto! Povero Arex! Così solo e indifeso! Che c'è? Vastatore non vuole più parlarti? O meglio, nessuno vuole più parlarti! Sei rimasto solo! Oh mamma! Coccodrillo! Ti prego, aiutami! Mi dispiace, ma non posso aiutarti! E poi... ti ho detto che non sono un coccodrillo. Io sono un dimetrodonte. È vero. Lui è sempre stato dalla mia parte. Mi ha aiutato a liberarmi dallo stomaco della roccia. Poi vi ha ingannati. Gli ho chiesto io di incontrare il signor Indominus. E lui si è servito di voi per trovarlo. Ma perché? Perché mi serviva il suo sangue. Il sangue dell'Indominus. Ma allora siete stati voi a ferirlo! Esatto! Per l'esattezza, è stato lui! I coccodrilli sanno agire in modo molto silenzioso! Scusa, ma non avevi detto che ero un dimetrodonte? Giusto! Intendevo dire i dimetrodonti! Ma quindi siete stati voi a raccontare bugie sul nostro conto? Siete stati voi a mettere i nostri amici contro di noi? Voi mi avete fatto litigare con Vastatore! Sì! Sono stato io fin dall'inizio! Sono io che ho raccontato bugie sul vostro conto! Sono io che ho messo i vostri amici contro di voi! Sono io che ho ordinato al coccodrillo di trovare l'Indominus per prendere un po' del suo sangue! E nessuno si è accorto di niente! Perché il coccodrillo è un animale così insignificante per i dinosauri! È quasi invisibile! Era proprio ciò che mi serviva per portare a termine il mio piano! Ma quale piano? A cosa ti serviva il sangue dell'Indominus? Ma Raptor! Deve esserci un errore! Avevi detto che io non sono un coccodrillo! Io sono un dimetrodonte, no? Ah, basta prenderci in giro! Tu non sei un dimetrodonte, sei un coccodrillo! Ti ho mentito! Volevo solo usarti per compiere il mio piano malvagio! E tu ci sei cascato alla grande! Ma come? Adesso... ho ciò che mi serve. Oh cavolo, e quello cos'è? Questa è una pozione fatta con il sangue dell'Indominus. Ma a cosa ti serve? Oh, te lo farei vedere volentieri. Ma peccato che quando avverrà la mia trasformazione tu sarai già morto. Lascia stare mio fratello! Ah, Vastatore! Ma sei tornato! Certo che sono tornato! Ma quindi non sei più arrabbiato con me? Assolutamente no, Arex! Nessuno può separarmi da te! Ma... E poi lo sai come sono fatto io? Mi arrabbio facilmente, ma poi mi passa subito! Che bello! Sono così felice che tu sia tornato! Oh, ti voglio bene! Anch'io ti voglio bene, Arex! Cavolo! Questa non me l'aspettavo! È finita, Velociraptor! Non hai alcuna possibilità contro due tirannosauri! Beh, io ho un coccodrillo dalla mia parte! E poi... ho la mia pozione fatta con il sangue dell'Indominus Rex! Una pozione fatta con il sangue dell'Indominus Rex? E a cosa ti serve quella? Beh, se ci tenete tanto, ve lo farò vedere. Ma cosa? Ma che fa? Ma che schifo, l'ha bevuto! È la cosa più disgustosa che abbia mai visto. Bene, la mia trasformazione ha inizio! La sua trasformazione? Adesso capirete a cosa mi serviva il sangue dell'Indominus Rex! Ma che cavolo? Oh no, non può essere! Sì!
Oh no! È tornato l'Indoraptor! Ecco a cosa gli serviva il sangue dell'Indominus! È spaventoso! Ah! Finalmente! Adesso sì che mi sento me stesso. Quanto tempo ho atteso questo momento! Ah, guardate i miei artigli! Non sono mai stati così affilati! E io non mi sono mai sentito così forte! Ah, ho una tale rabbia dentro! Finalmente è arrivata la mia vendetta! Arex e Vastatore! Preparatevi, perché è finalmente giunta la vostra ora! Raptor, dimmi pure come posso esserti utile. Non chiamarmi Raptor. Quel dinosauro è morto. Adesso c'è solo l'Indoraptor. Chiedo scusa, Indoraptor. Io sono il tuo umile servo. Dimmi pure come posso aiutarti per compiere la tua vendetta. Aiutarmi? Io non ho più bisogno di te. Ormai il tuo tempo è scaduto. Non mi servi più. Ma tu avevi detto... Ah, e per la cronaca, i tuoi amichetti hanno ragione. Tu non sei un dimetrodonte. Sei solo un inutile coccodrillo. Tu... non sei niente! E infatti, tu sarai il primo a provare i miei nuovi artigli! Ah! Ah! No! No, Arex, fermo! Ah! Lascialo stare! Ah! Non metterti in mezzo! Tanto a breve toccherà anche a te! Ah sì? Allora fatti sotto! No, Arex, ma che fai? Lui è troppo forte per noi! Tuo fratello ha ragione! Dovresti dargli ascolto! Lascia perdere, Arex! Hai visto com'è andata a finire con quell'altro Indoraptor, no? E questa volta non ci sarà nemmeno l'Indominus Rex ad aiutarci! Siamo senza speranza! Oh, Vastatore, zitto! C'è sempre una speranza! Io lo combatterò! Ah, se proprio insisti, allora lo affronterò anch'io! Non ti lascerò combattere da solo! Ragazzi, io sto con voi! Sono dalla vostra parte! Cosa? Ma se fino ad ora eri contro di noi! Che c'è? Hai cambiato idea? Lo so, ragazzi, ma perdonatemi. Ero molto confuso. Credevo che... insomma, che foste voi cattivi. E invece mi sono ricreduto. Lui mi ha fatto il lavaggio del cervello per farmi passare dalla sua parte. Ma ora ho capito che voleva solo imbrogliarmi. Ah, povero, povero coccodrillo. E come pensi di affrontarmi, eh? So come fare. Ragazzi, voi cercate di tenerlo a bada. Io andrò a chiamare l'Indominus Rex. E come pensi di fare? Ormai il signor Indominus ce l'ha a morte con noi. Ed è tutta colpa tua. Gli dirò la verità. Gli dirò che sono stato io a ferirlo. E che voi non c'entrate niente. Faresti davvero questo per noi? Sarebbe molto gentile da parte tua. Lo farò. Voi pensate a lui. Io vado a chiamare l'Indominus. A tra poco. Poveri illusi. Credete davvero che l'Indominus possa sconfiggermi? Beh, il vecchio Indoraptor è stato sconfitto. Vero! Il signor Indominus l'ha spezzato in due con i suoi dentoni. Così, cracchete! Beh... io sono molto più forte del vecchio Indoraptor. Molto, molto più forte. Bene, allora facci vedere quanto sei forte. All'attacco! Ah! Oh, oh! Ah! Oh! Sono più forte del previsto. Che sensazione meravigliosa! Non è ancora detta l'ultima parola! Aiuto! Aiuto! No, Arex! Lascia stare mio fratello! Credi d'avermi fatto male, Vastatore? Ancora non l'hai capito? Io sono il dinosauro più forte del mondo! No, Vastatore! Vieni qui! Aiuto! Aveva ragione, Arex.
Lui è molto più forte di quello di prima. Ma dovrà pure esserci un modo per sconfiggerlo. Non potete sconfiggermi. Ma adesso basta. Sono stanco di giocare. Preparatevi, Arex e Vastatore, perché è giunta la vostra fine. Signor Indominus! Coccodrillo! E tu che ci fai qui? Arex e Vastatore hanno bisogno del tuo aiuto! Arex e Vastatore mi hanno tradito! Non meritano il mio aiuto! Guarda cosa mi hanno fatto! Signor Indominus, in realtà non sono stati loro, sono stato io! Sei stato tu! Sì, loro non meritano di essere puniti! Se qui c'è qualcuno che deve essere punito, quello sono io. Sono stato orribile. Ho tradito la loro fiducia. E adesso sono in grave pericolo per colpa mia. Loro non meritano di morire. Punisci me, ma non loro. Salvali, ti prego. Non punirò nessuno di voi. E non punirò nemmeno te. Dici sul serio? Beh, ora hai scelto la tua strada. Hai capito chi sei. E non sei un dimetrodonte assassino. No. Io non sono un dimetrodonte, sono solo un coccodrillo. Sei un coccodrillo dal cuore buono. È molto meglio che essere un dimetrodonte assassino. Hai dimostrato di essere onesto e questo vale più di ogni cosa. Ti ringrazio. Ora dimmi cosa sta succedendo. Contro cosa stanno lottando Arex e Vastatore? Beh, il Raptor ha usato il tuo sangue per creare una pozione. Il Raptor ha usato il mio sangue per creare una pozione? Oh no, non si sarà mica trasformato! Sì, si è trasformato in un Indoraptor! E per giunta è molto più forte di quello di prima! Oh no, questo non ci voleva! Per favore, aiutaci! Sì, sì, va bene, vi aiuterò! Ma prima... E quello cos'è? Beh, è una cosa che dovrò usare nel caso dovessi fallire. Bene ragazzi, il video finisce qui. Che cos'è quello strano oggetto che ha in mano il signor Indominus? È per caso un'arma? Ma soprattutto, riuscirà a sconfiggere ancora una volta l'Indoraptor? Mi raccomando, fateci sapere la vostra opinione in un commento su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!